Buonasera ad una nuova puntata di Gente che non è lei. In questa puntata speciale natalizia abbiamo pensato di invitare uno dei protagonisti indiscussi delle festività. Abbiamo qui con noi l'anno uscente 2012. Abbassi la voce, la prego. Che c'è? Non facciamo sapere che sono qui. Perché? Ho ricevuto delle minacce. Vado in giro con la scorta. Come mai? Per via di una campagna denigratoria della stampa ai miei danni. Un complotto che vorrebbe dipingermi come un anno di merda. Una campagna denigratoria? Sì, hanno cominciato anni fa dei giudici comunisti che tirarono fuori una falsa profezia dei Maya. Poi hanno cominciato a fare film e dire le cose più terribili su di me. Ma a parte i Maya, signor 12, in effetti lei ha fatto veramente pena. Anche lei ci si mette? Lei ci ha portato via alcune delle cose più belle che avevamo. La musica, il sorriso, il futuro, l'amicizia. Tutto si è preso. Ma è falso. Sono successe anche cose belle durante il mio mandato. Certo. Ma non ce le ha fatte godere per il prezzo troppo alto. Non dica stupidaggini. Sono stato un anno come gli altri. Ho fatto quello che fanno tutti. Il 2011 se l'è dimenticato. E il 2001? Bazzecole in confronto a lei. Con tutto il rispetto per l'unità d'Italia, meriterebbe di essere cancellato dalla storia. Se continua così mi alzo e me ne vado. Ma vada pure a fare in culo.